Quest'anno 48 di Antonio di Avigliano, provincia di Potenza. Mi scrivo sul foglio qua. È stato sbrigativo Antonio. Allora, non riceve, non trasmette, controllo frequenza, controllo generale. Ti sei dimenticato di scrivere Antonio che non si accende nemmeno, eh. Quindi adesso lo apriamo e vediamo un po' quello che possiamo fare. E mentre mi sono girato per posare il foglio si è acceso. Ma c'è qualcosa. Però non va, eh. Cioè esce la portante però non è in frequenza. Adesso lo apriamo, eh. Dalle vite che mancano si capisce che in effetti è stata già vista la radio. Io non dico niente, adesso che lo apro voglio vedere se mi sbaglio oppure no. Allora, questo è il suo interno, qui c'è un Roger Beep. Come PLL c'ha l'emulatore. Dalla parte di sotto qui ci hanno messo questo condensatore. Non so a cosa serve. Ah sì, è collegato sull'alimentazione. Forse in supporto al condensatore che c'è qua sull'entrata. Qui c'è questa resistenza da 100 ohm pure sul binario audio e hanno cambiato la presa di alimentazione e hanno messo questo schermo qua. Forse non si accende perché qui c'è qualcosa che non va quando non fa contatto. Adesso glielo sostituisco questo qua. E poi lo proviamo meglio. Allora, per quanto riguarda l'accensione, probabilmente era il potenziometro qua. E adesso gli ho messo un po' di spray all'interno, e ho messo tutti quanti. E ho cambiato il connettore dietro e mo c'è un altro problema. Cioè, se io accendo e mando la portante non va subito in trasmissione. Sto mandando. No, a volte no, non va proprio, a volte. Adesso non sale proprio. A volte si alza dopo un po' la portante, ma non sta andando. Ma non so se dipende dal. Dall'emulatore qua. Adesso faccio ritocco un po' col cacciavite e anche il VCO qua, la L203, vediamo che succede. No, non va, adesso provo a togliere il condensatore internamente, vediamo che succede. L'altra volta con una radio simile, togliendo il condensatore, quello che di solito si toglie per fare l'espansione, poi ha funzionato. Adesso ci provo, devo andare per esclusione. Alla fine se non va è l'emulatore. Io purtroppo ho consumato tutti i PLL, non so se riesco a trovarlo uno. E ora mi accorgo che probabilmente l'idea è venuta pure a qualcun altro prima di me, si vede che già è stato rimosso qui la bobina variabile. Tutte saldature rifatte, compresa questa del PLL. Lo immaginavo, è stato già tolto il condensatore interno. Quindi ripieghiamo sul PLL, sperando che poi funziona. Così sfogliamo un altare e ne vestiamo un altro. E immancabilmente qua si presenta il sistema dei piedini. Sono incastrati nel circuito stampato che
si fa fatica a smuoverli, a spingerli verso sotto. Con tutte le forze non ci riesco. Rischio di rompere il circuito con la bachelite. Ho cambiato il PLL, adesso funziona. Però adesso bisogna metterlo in frequenza perché mo risulta spostato. E con l'emulatore è una cosa, con il PLL è un'altra. Allora siamo sul 40, sempre spostato. Dovrebbe essere 27.405. Andiamo sull'1. Quindi bisogna adesso agire sul compensatore e sul condensatore che c'è sopra, sostituirli. Io li sostituisco perché è troppo, anche se ruoto quelli suoi non riesco a rientrare in frequenza. Il condensatore rosso è da 20 picofarad, mi sembra. Lo metto giallo da 40 picofarad con un condensatore più basso. Praticamente con capacità alta la frequenza scende, con la capacità bassa la frequenza sale. Fatto? Allora siamo sull'1, 26.965, andiamo sul 40, 27.405. Quindi torniamo sul 22, chiudiamo l'apparato e proviamo potenza e modulazione. Allora, questa è la potenza e la modulazione. Ola! Ola! Così possiamo dire di aver finito. Grazie per aver visto anche questo breve video di questa radio. Eppure oggi vi auguro una buona giornata. Grazie ancora.